In questo video ti insegnerò a fare la spighetta rumena doppia. Allora, per prima cosa devi avviare 3 catenelle e fare 2 punti bassi. A questo punto giri il lavoro come per la spighetta rumena normale, punti l'uncinetto non nella maglia, ma proprio nel centro del lavoro, fai un punto basso, l'altro punto basso prendi questo filo laterale, solo nel primo giro. Poi, dal secondo giro in poi, è sempre uguale, giri il lavoro, punti nel centro e fai una maglia bassa, la seconda maglia bassa, proprio come nella spighetta rumena normale, prendi questi 2 fili laterali, uno e due. Ora è un po' strettino, passi il filo e lavori la maglia bassa, giri il lavoro, punti nel centro. E prendi i 2 fili laterali. Ed esegui la seconda maglia bassa. Devi semplicemente ripetere questa alternanza di punti bassi. Come vedi è semplicissimo, basta semplicemente fino all'altezza desiderata continuare questa alternanza di 2 punti bassi, uno preso nel centro del lavoro e uno prendendo i fili laterali. Come vedi l'effetto è molto simile alla spighetta rumena normale, ma logicamente facendo 2 punti bassi invece di uno viene più larga. Questo è l'effetto finale che otterrai.